Fine legislatura, tempo di bilanci, così è per Forza Italia che nella sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo a Pescara ha voluto tracciare anche con i suoi vertici le iniziative realizzate nel corso di questi anni. Io dico che questo bilancio è un bilancio importante per la Regione Abruzzo perché certifica finalmente l'azzeramento del debito pregresso e quindi è un buon segnale per le nuove generazioni, ma insieme a quello abbiamo rimesso in ordine un po' tutto il sistema. Io vorrei sottolineare che prima di questo consiglio regionale, cioè quello del bilancio, abbiamo fatto un consiglio regionale con due provvedimenti importantissimi su cui Forza Italia incide in maniera pesante, che è la legge urbanistica uscita dalla giunta con 101 articoli, modificati in commissione da Forza Italia in 47 articoli e definitivamente approvato con 108 articoli, la stessa cosa sulla rete sanitaria dove come Forza Italia abbiamo lavorato molto per scriverla, ma soprattutto abbiamo inciso notevolmente è scritto e fatto approvare il piano, l'emendamento che poi ha permesso l'approvazione definitiva. Sul bilancio, prosegue Febbo, abbiamo inciso in maniera importante puntando su turismo e sport, l'emendamento per il settore vitivinicolo, interventi sul sociale e per la marineria pescarese, di certo non ultimo il G7 che si terrà in Abruzzo. Quindi credo che su tutto ciò che è uscito dal Consiglio c'è un'incidenza forte di Forza Italia. Io mi preme sottolineare che l'importanza di questi passaggi che hanno permesso nel corso di questi 5 anni di entrare in 3, siamo rimasti in 2, siamo diventati 8 consiglieri, il gruppo più numeroso, vuol dire che qualcosa Forza Italia deve aver dimostrato, concretezza, responsabilità e soprattutto molta esperienza.